ai portavalori sono da anni una specializzazione della malavita pugliese, colpi da milioni di euro messi a segno con una tecnica militare. Di questo si occupa la nostra inchiesta di questa sera, come ci spiega il caporedattore della cronaca, Francesco Vitale. Nell'anno che si è appena concluso sono stati 5 soltanto in Puglia gli assalti ai blindati portavalori. Un'attività criminale antica che si sviluppa un po' su tutto il territorio nazionale ad opera di bande specializzate. Noi a Cerignola abbiamo intervistato uno dei capi di queste bande e dalle sue parole parte la nostra inchiesta firmata dal nostro inviato Leonardo Zellino. Buona visione. Vede chi so? Io guadagno 20.000 euro un mese, che bisogno di fare questo bandato qui? Sti 10 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 30 persone, 40 persone, io sono sangue blu, io sono ricco. Dice di fare l'imprenditore, ma in realtà Sangue Blu è uno dei massimi esperti italiani di assalti ai portavalori. Per gli investigatori una delle menti lucidissime che stanno dietro alla pianificazione e all'esecuzione di spettacolari azioni criminali eseguite con metodi paramilitari. All'uscita di casa, in mano alla busta della spazzatura, incontriamo Sangue Blu nella sua Cerignola. E su queste strade, negli anni, è nata una vera e propria scuola dei rapinatori di blindati e Sangue Blu è certamente uno dei professori. Tu per venire qua, qualcuno, dopo tutto invece dal castello qua, sono tutti lì che questi qua tambano, che non vanno a letto. Non di nessuno, uno ti ha interessato, è così quando tu vai a lavorare. Ha bisogno di un appoggio, di una questione d'aiuto. Condannato per associazione a delinquere, sospettato di diversi colpi, 3 anni fa è stato arrestato per l'assalto fallito al cavo della NP Service di Foggia. Giugno 2014, tiri in fiamme e chiodi sulle strade, per un'ora la città in ostaggio dei banditi. Quanto tempo prima si prepara un colpo? Numos di mes, tre mes, nan. Ci vuole tempo. Un anno per studiare il colpo del secolo, febbraio 2014, mentre un bandito con una motosega prova ad aprire il gabbiotto blindato del vigilante, una ruspa buca il cavò dell'istituto Secure Center di Bari. In 4 minuti spariscono più di 15 milioni di euro. Quel giorno, unico arrestato, un cerignolano. E c'è un furgone con della gente con dei mitra, delle pistole. Il colpo al cavò di Catanzaro nel 2016, gli assalti ai blindati sulla A12 in Toscana e a Bollate nel Milanese. Quando il colpo è da film, in mezzo c'è quasi sempre un cerignolano. Si tratta di bande criminali che creano un sodalizio criminoso per ciascun episodio che viene consumato. Di volta in volta c'è un patto fra bande criminali, come hanno dimostrato decine di inchieste, però le batterie vengono sempre dalle stesse 3 città pugliesi, Cerignola, Bitonto e Andria. I cerignolani Kalashnikov in pugno eseguono materialmente gli assalti, i bitontini offrono appoggio logistico, gli andriesi armi e auto. Controlli nelle campagne e nei casolari della zona, è così che gli agenti hanno recuperato questo mega inibitore di frequenze. Ogni antenna serve ad eludere un tipo di frequenza, 3G o 4G, UHF, VHF, GSM. Lo strumento impedisce ai vigilanti di usare le comunicazioni radio per chiedere aiuto, di solito viaggia su un'auto che pochi minuti prima del colpo è dal blindato. Ecco come si sta dentro un portavalori, immagini inedite perché nessun istituto di vigilanza autorizza l'ingresso a bordo per non mostrare la strumentazione che però i banditi conoscono bene. Il pulsante rosso attiva il sistema che in 20 secondi satura di schiuma il vano contenente i soldi e ne impedisce il furto. Nell'assalto del 2 gennaio sulla statale per Matera non è entrato in azione perché 2 ruspe hanno aperto il blindato come una scatoletta di tonno, bottino oltre 2 milioni. Ci hanno sballottato come una palla. Dopo l'assalto i sindacati delle guardie giurate hanno scritto ai ministri della difesa e dell'interno, chiedono l'intervento dell'esercito. Solo l'esercito può contrastare questo tipo di guerra.